L'8 marzo viene ricordato al Comune di Pescara, in questo caso ci sono delle scolaresche, viene raccontato quello che è un progetto e soprattutto si vogliono sottolineare i valori che si legano dietro a questa ricorrenza. Sì, oggi un 8 marzo particolare qui in Comune, un 8 marzo in compagnia delle scuole, di una serie di istituti scolastici che hanno partecipato ad un concorso indetto dalla Commissione Pari Opportunità avente ad oggetto la parità, o meglio la disparità di genere, con dei prodotti appunto artistici che qui presentiamo, un'occasione anche per aprire le porte della sala comunale alla società, alle scuole e a fare una riflessione su una giornata che c'è ogni anno, naturalmente ci sono anche gli altri 364 giorni dell'anno, ma oggi insomma si riflette sulla condizione femminile che certamente ha fatto passi in avanti ma che ulteriori ne dovrà compiere. Lo facciamo in compagnia delle nuove generazioni, nella sala consiliare, insomma una mattinata spero fruttuosa anche per i nostri piccoli ospiti.